Si tratta di un'attività che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo, che ha portato noi come NAS di Alessandria a monitorare appunto queste speculazioni che approfittano dell'emergenza sanitaria. Sono stati monitorati parecchi siti e in uno di questi abbiamo trovato appunto dei soggetti che si intestavano fittiziamente delle utenze telefoniche e mettevano in commercio appunto mascherine col prezzo esorbitante di 20 euro l'una. Quindi abbiamo provveduto a fare delle perquisizioni, abbiamo indagato i due soggetti e soprattutto vogliamo ricordare, diciamo così, all'utenza, alle persone, di non anticipare mai denaro prima delle consegne, perché questi truffatori sono spesso, come questi truffatori seriali, approfittano della situazione, si fanno dare soldi e poi spariscono nel nulla. Quindi molta attenzione e soprattutto molta cautela e non fidarsi mai di questi soggetti.